Il governatore ha accolto la sua richiesta di prorogare l'ordinanza per la zona rossa all'Auro. Fino a quanto durerà l'ordinanza? Fino al 20 aprile, e darà modo di fare ulteriori indagini che già sono incominciate da parte dell'ASL per vedere se ci sono attraverso tamponi persone che sono rimaste, diciamo, affette nei rapporti che sono avuti, diciamo. Sindaco, l'ASL proprio oggi ha comunicato che ha avviato i tamponi per quanto riguarda, è stata avviata lo screening, quindi un passo davvero importante per fronteggiare e contrastare il coronavirus. Allora, io ringrazio l'ASL, però allo stesso tempo dico che c'è una parte dei miei concittadini i quali non so se hanno fatto le scuole o no. L'ASL è stata molto chiara nel suo comunicato, ha detto: guardate, noi siamo andati uno nel negozio di questa persona a prendere i registri che con una mia ordinanza io ho fatto mettere già un mese fa a tutti i negozianti di Lauro. Due, ha detto, noi abbiamo fatto 13 tamponi, di cui 5 di persone asintomatiche, io faccio il medico, con senza sintomi, e 8 che manifestavano dei sintomi, tipo la febbre, la tosse o mal di gola o altro. Non ha detto che ci sono 8 infetti, quindi sia chiaro una cosa, è inutile speculare dicendo che l'ASL ha sbagliato il comunicato. L'ASL ha fatto un comunicato preciso, chi non sa leggere l'italiano non è colpa mia, quindi come sindaco mi corre l'obbligo di far capire a chi non sa leggere l'italiano che l'ASL non ha detto in nessun modo che ci sono infetti nel comune di Lauro. Ha detto che dei 13 tamponi, 8 sono di sintomatici, quindi presentano sintomi, e 5 di gente non sintomatica. Non mi vuoi far ridere addosso dall'ASL, perché sono una persona che, diciamo, nella mia vita qualcosa ho letto, quindi allora non esiste proprio, cioè la questione è meglio chiarire subito, e l'ho detto già recentemente, è molto molto chiara, 13 non c'è nessun infetto, sono stati fatti, ne faranno altri, perché noi medici di base vi stiamo dando all'ASL dei pazienti che hanno avuto rapporti con la salumeria e che l'ASL doveva fare dei tamponi. Io faccio il medico di base, io ho inviato per esempio ieri 10 persone miei assistiti che hanno avuto dei rapporti, va bene? E l'ASL dovrà fare questo, ma lo dovrà fare, io ho chiesto all'ASL di farlo a tappeto, cioè di andare oltre, chiedere di fare un'azione a tappeto sul comune di Lauro, di tutte quelle persone che hanno avuto negli ultimi 15 giorni rapporti, o negli ultimi 12 giorni, 13 giorni, rapporti con questo esercizio, diciamo, di salumeria agroalimentare.